Ferrara e ampliammo il Museo Cascella. La parte del Museo Cascella era un piccolo museo e c'era una palazzina, un proprietario di questa palazzina non voleva darci la sua parte. L'altro proprietario era Nevio Felicetti, allora senatore, che ci regalò comune la sua parte. Abolimmo quella palazzina dietro e abbiamo ampliato il Museo Cascella. Lo inaugurammo e venne Pietro Cascella, un uomo che portai tra pranzo a casa mia, perché erano l'una e un quarto, l'una e mezza, dice: Carlo, mangi una cosa, vieni a casa mia. Entrammo a casa mia, io avevo la mamma di mia moglie, una vecchia maestra di 92 anni, che era diventata cieca, e quando dissi: c'è Pietro Cascella, lei disse: guarda, portamelo qui. Pietro gli ha dato la mano e disse: sono le mani forti di un gigante, mi dispiace che non c'è il figlio, sono le mani forti di un gigante. Pietro poi ha cominciato l'operazione, mandò un bozzetto al comune di Pescara che fu esposto per 5-6 mesi, forse c'è ancora adesso una colonnina, c'è ancora adesso. E poi disse: senti Carlo, faccio i preventivi. In che cosa consisteva l'opera? 100 operai hanno smontato una montagna, ha preso del materiale speciale, particolare, proprio nel cuore della montagna. Costata una cifra che non finisce mai. Poi tutta la stampa del mondo ne parla. In quel periodo poi Pietro è diventato famosissimo perché? Perché Berlusconi gli aveva commissionato la tomba quando moriva. E Pietro gli disse: mi devi dare sulla stampa 2 miliardi per farti la tomba. Poi non so come è andata a finire, ma fece epoca questa cosa. Venne Pietro, guardò un po' le cose qui e disse: ma voleva fare una cosetta a Piazza Salotto, di là. E forse scrisse una lettera allora a Casarini, come dice Del Vecchio, che non è un nuovo assessore, ma non è vecchio quanto lo sono stato io. E scrisse una lettera che va a fare una robetta a Piazza Salotto. Invece l'idea era un'altra. Qual era? Pietro venne a casa mia a pranzo, ricordo all'una e mezza, mia moglie era tornata appena da scuola, Marilu, che gli fece un po' di pasta al sugo e salutò la mia suocera anziana e disse: senti Pietro, Pescara ha il mare e il fiume, pensa un'opera per il mare e il fiume. Carlo, fammici pensare. Andò a Firenze. 2-3 mesi dopo mandò il bozzetto che è esposto ancora al comune e disse: faccio questa nave. Costo, attenzione, 800 milioni. Motivo, tutti preventivi. Che cosa ha fatto Pietro? Ha scavato questa montagna, ne ha preso, questo è un materiale preziosissimo che c'è lì, perché nel cuore della montagna l'ha preso, e ha fatto questo lavoro. Manda poi al comune questa cosa, e Alberto Casalini non voleva, mentre era d'accordo per fare una cosetta lì su piazza Salotto, una robetta, qui c'era quel giardino di Catone dove c'erano tutti i giorni. Il calendario floreale. Tu venivi qui e vedevo oggi giorno 8, ore 8, compagnia bella. Ovviamente questo calendario floreale bastava un po' d'acqua, eccetera, e si rovinava tutto. Perché c'era una specie di verde. Casalini, che era amico e commensale abituale di Catone, dice: com'è questo Catone? Non voleva. Quando approvammo la delibera in Consiglio Comunale, attenzione, 800 milioni quella delibera, in Consiglio Comunale c'era l'onorevole Delfino, l'onorevole Pierangi, l'onorevole Pieti, l'onorevole Cetrullo, l'onorevole Di Primio, l'onorevole Ciafardini, che fu quello che difese l'operazione. Come adesso il Consiglio Comunale. Difese l'operazione in modo energico, forse... Non perché Cascella era comunista a modo suo. E si fece questa operazione qui, lentamente. Ma la cosa più importante, quando doveva venire, 30 milioni per assicurarlo, questa opera, e per portarla a Pescara. Quindi c'è tutta un'operazione che venne costruita, eccetera, ed eccomi qui, ed ecco questa roba. La cosa più importante, io adesso non sono un esperto né di cultura né di arte, meno che meno. So una cosa sola, che 4-5 anni fa Carlo Paci, che era sindaco a Pescara, mi disse: senti Carlo, è arrivata dal Giappone una rivista che c'è, si parla di questo monumento, inglese, e io in inglese lo conosco, il giapponese, lo facemmo tradurre, erano 5-6 professori di Tokyo che insegnavano architettura eccetera, venuti a Pescara, hanno visto questa cosa e a noi siamo andati in una cittadina piccola dove c'è il mare e come gli è aperto. Dove è nato però D'Annunzio, e abbiamo visto un monumento che è straordinario rispetto alla nostra cultura architettonica, eccetera.
ed è sulla rivista del Giappone, guarda, su tutte le riviste del mondo questa cosetta, che forse i pescaresi non lo sanno che cos'è, come i pescaresi non vanno a Casanuzzo, non vanno al Museo Cascella, forse non sono mai andati al Parco Nazionale d'Abruzzo, eccola, questa è questa operazione grande che noi abbiamo. E va custodita come Dio comanda. È aperta agli occhi compagni aperti. Poi vedete c'era quella protezione, no, che è stata. E lui ha voluto. Ha voluto che fosse eliminato. Quindi Pietro, un uomo di grande ingegno, di grande abilità, e ha lasciato quest'opera, la quale più passa il tempo, nel tempo diventerà il monumento di Pietro Cascello.